been shaking. I love it when you go crazy. You take all my inhibitions. Baby, there's nothing holding me back. You take me places that tear up my reputation. Manipulate my decisions. Buonasera, buonasera, benvenuti al consueto appuntamento con il terzo tempo live, le 23:13 minuti, l'andata dei playout, il Pescara ribalta il Perugia, Perugia in vantaggio nel primo tempo con Kwan, un brutto Pescara nei primi 45 minuti, sotto ritmo, slegato, ha fatto fatica a trovare le giuste distanze tra i reparti, molto meglio il Perugia, ma nella ripresa è cambiato, come d'incanto tutto, è bastato poco per far sì che il Pescara pareggiasse i conti con Galano e subito dopo c'è stato il rigore trasformato da Pippo Riccardo Maniero, decisamente un altro Pescara, un Pescara più in palla, più aggressivo, sicuramente un Pescara anche migliore sul piano della tenuta e del gioco, non un Pescara slegato come nel primo tempo. A fine primo tempo il Pescara era di fatto in Serie C, sotto di un gol ha cambiato l'inerzia della partita nella ripresa, sicuramente una prova di qualità e di carattere, davvero una grande prestazione nei secondi 45 minuti offerti appunto dalla squadra di Sottil, una grande prestazione di Ugo Campagnaro, chapeau, 40 anni compiuti lo scorso 27 giugno, classe 1980, non giocava una partita dall'8 marzo, la trasferta di Benevento, gli interi 90 minuti, aveva giocato in precedenza addirittura a novembre, una parte di partita nel match interno con la Cremonese, finito 1-1 in totale 8 presenze, oggi la nona ha anche sfiorato un gol di testa, un miracolo del portiere vicario, il portiere appunto del Perugia, classe 96 di proprietà del Cagliari, davvero tanto di cappello a Campagnaro, ma ha giocato una grande partita anche Masciangelo, che è stato l'autore dell'assist per il pareggio di Galano che era stato assente nel primo tempo, al pari di tanti altri giocatori del Pescara, una metamorfosi da parte dei biancazzurri. Adesso si va a Perugia venerdì nel return match di questi play-out con un altro spirito al Pescara. Basta anche il pari, ma sarebbe un errore andare al Renato Curi di Perugia per impostare una partita in chiave difensiva, e lo sappiamo perché anche a Verona era stato così e la Pescara ha commesso un grande errore. Davvero un grande secondo tempo, i meriti anche di Sottil che è stato bravo nella strategia di questa partita. Il primo tempo, ripetiamo, è stato deludente, un Pescara sotto ritmo, soprattutto slegato, che ha fatto fatica a trovare le giuste distanze tra i reparti. Nella ripresa invece è cambiato tutto, un palleggio più veloce, un palleggio mai sterile, il gol al 12° del secondo tempo, il pareggio su un'incursione di Masciangelo che è stato tra i migliori, ha sfondato a sinistra il suo cross, una pennellata per il colpo di testa vincente di Cristian Galano, la prima volta che ha tagliato dentro Galano, che è stato anonimo nella prima frazione di gioco, ha segnato così il 14° gol in questa stagione. E poi il Pescara ha avuto anche l'opportunità subito per raddoppiare, abbiamo già detto del colpo di testa, lo stacco imperioso di Ugo Campagnaro, il miracolo di Vicario e poi il rigore che è stato trasformato da Pippo Riccardo Maniero, un fallo, un braccio largo sugli sviluppi di un calcio d'angolo di Memuscia e di Falcinelli, ma in realtà nella stessa azione era stato travolto anche Pucciarelli, che è stato tra i più positivi, soprattutto nel primo tempo, il rigore che è stato trasformato con grande freddezza, con grande personalità, perché insomma il pallone era pesantissimo, da Pippo Riccardo Maniero che segna così il suo 7° gol in questa stagione, al 7° gol praticamente scatta il rinnovo del contratto per Pippo Riccardo Maniero, ma ci sarà tempo per pensare al rinnovo contrattuale, perché adesso bisogna completare l'opera, venerdì ore 21 il return match allo stadio Renato Curi di Perugia contro l'11 del grande ex Massimo
Oddo Perugia che ha inanellato la terza sconfitta consecutiva. Aveva cominciato molto bene Oddo quando è stato richiamato al posto di Cosmi andando a vincere a Chiavari per 2-0, poi due sconfitte sanguinose contro il Trapani in casa, il Venezia nell'ultima partita della stagione regolare e oggi nella prima gara dei play-out, 2-1 sul campo del Pescara. Ricordiamo la sequenza di gol al 39esimo. Kuan, il giocatore ivoriano che è stato molto bravo, vediamo un po' se c'è, no, non abbiamo ancora comunicazione da parte dell'ufficio stampa del Pescara. Kuan al 39esimo, poi nella ripresa al 57esimo, ovvero al 12esimo del secondo tempo, il colpo di testa vincente di Galano su assist mirabile di Masciangelo e poi al 68esimo Pippo Riccardo Maniero, dunque al 23esimo della ripresa, rigore trasformato con grande freddezza e precisione dal centravanti partenopeo. Poi ci sono stati alcuni cambi, il Pescara è passato a 5, il Perugia che aveva cominciato col 3-4-2-1, ovvero con Falzerano che giocava più sulla tre quarti insieme con Capone, entrambi alle spalle di Falcinelli, ma è stato un sistema di gioco molto elastico quello adottato da Massimo Oddo, perché in fase di non possesso era soprattutto un 5-4-1 con Falzerano che scivolava a destra sulla fascia e lo stesso Capone sul versante opposto e naturalmente Falcinelli terminale della manovra. Meglio il Perugia nel primo tempo, ma la partita è radicalmente cambiata nella ripresa con il Pescara protagonista. Andiamo da Enrico Giancardi. Enrico. Sì, ciao Massimo, buonasera, eccoci qua in diretta dall'esterno dello stadio Adriatico Cornacchia con la collaborazione tecnica di Diego Martelli che ringrazio. Il primo round è andato anche piuttosto bene perché dopo l'intervallo ho visto il Pescara più bello dell'ultima parte di stagione, verrebbe da dire non è che ci voleva tanto, però comunque il Pescara è stato davvero molto bello, limitato tutta quella pressione che aveva messo il Perugia, che correva molto molto bene nel primo tempo, il secondo tempo, i primi 30 minuti, un grandissimo Pescara. Ma andiamola a raccontare questa partita. Pescara batte Perugia 2-1, nessuna novità per quanto riguarda il tecnico Sottil, la novità grande è l'esclusione di Iemmello per Massimo Oddo nel 3-4-2-1, sistema di gioco con cui ha iniziato la partita l'ex tecnico biancazzurro. Il Pescara ha provato a fraseggiare all'inizio, ma il centrocampo umbro correva molto di più, correva meglio dal punto di vista fisico, ha messo in grande difficoltà i biancazzurri che non si sono praticamente mai fatti pericolosi dalle parti di Vicario, al contrario del Perugia che è passato in vantaggio con un cross proveniente dalla destra e con Juan lasciato completamente solo sul lato opposto dell'area piccola che ha incrociato per il vantaggio. Poi un episodio molto molto dubbio, Massimo, sul finire di tempo con Ghiomber già ammonito che ha toccato il pallone con il braccio. Nel nostro monitor abbiamo rivisto il tocco di mano piuttosto evidente, Marinelli di Tivoli ha lasciato correre, poi consulto check con Pezzuto di Lecce al VAR che inspiegabilmente non è stato concesso il calcio di rigore, poteva starci anche il secondo giallo. All'intervallo cambia tutto, Pescara molto molto più brillante. Non so quanto sia calato dal punto di vista fisico il Perugia, ma il Pescara ha cominciato a comandare le operazioni, a giocare bene come ci aveva abituato qualche tempo fa allo stadio Adriatico Cornacchia. Ha trovato il pari con una splendida corsa di Masciangelo all'alto corto dell'area di rigore, cross per il rimorchio di Galano che ha firmato l'1-1, poi miracolo di Vicario sul colpo di testa di Ugo Campagnaro, qualche minuto più tardi il penalty, questa volta le proteste del Perugia, ma Marinelli ha indicato il dischetto per un altro tocco di mano in area, la trasformazione di Pippo Riccardo Maniero che ha spiazzato il numero uno ospite. Un piccolo rammarico c'è perché nel finale, durante i 6 minuti di recupero, è stato lanciato un pallone in campo, poi è stato espulso Andrea Gessa dopo consulto con il check, con il VAR, ma il Pescara era andato in ripartenza 4-1 e c'era solo Ghiomber, quindi poteva chiudere la partita il Pescara, che però si era blindato passando la difesa a 3, tirando fuori anche Galano e Pucciarelli perché voleva tornare al Curi con 2 risultati su 3 a disposizione. C'è riuscito, Pescara batte Perugia 2-1, la cosa importante è che si andrà al Curi con 2 risultati su 3 a disposizione. Io non so, non ho ascoltato il tuo commento, Massimo, all'inizio che non ero collegato, ma io vorrei spendere una nota di merito particolare per Ugo Campagnaro, non so se sei d'accordo, ha fatto una partita strepitosa a mio giudizio, al pari anche di Pucciarelli che ha fatto una bella partita, forse il migliore del reparto offensivo del Pescara.
Sì, ti ho preceduto dicendo proprio questo, insomma, in apertura di trasmissione, 40 anni, tanto di cappello. Intanto andiamo ad ascoltare Andrea Sottile. Valerio, io sento solo te, giusto? Penso di sì, non cioè, so gli altri, io ci sono. Noi ci siamo, noi volendo, ci siamo, siamo in diretta su Radio Sottile. Non so se siamo pronti con Sottile. Vai, andate. Possiamo andare allora. Sottil, buonasera. Siamo in diretta su Rete 8 Sport. Terzo tempo live. Una domanda velocemente, veloce, perché insomma, nel primo, intanto un grandissimo secondo tempo, questo va detto. Vittoria strameritata. Nel primo tempo, che cosa è successo? Un Pescara sotto ritmo, un po' slegato, che faceva fatica a trovare le giuste distanze, mister? Al primo tempo loro, se non si schiacciavano molto, avevano una sorta di 5-4-1 secco, quindi noi l'avevamo anche preparata nel cercare di essere un po' più veloci nel girare la palla. Abbiamo trovato poco Palmiero per superiorità numerica in mezzo al campo, l'abbiamo trovato poco, e anche se in qualche giocata siamo stati bravi, però eravamo un pochettino un po' frenati e non riuscivamo a trovare le geometrie giuste. Poi è arrivato un gol, secondo me evitabilissimo, che comunque è un rinvio dal portiere, bisogna stare molto più attenti. Poi a squadra i ragazzi sono stati molto molto bravi, ho chiesto di rimanere in partita, la partita è ancora lunga, 45 più recupero, e l'hanno fatto molto bene. Questa è una squadra che io queste giocate le vedo tutti i giorni in allenamento, e quindi ho sempre chiesto a loro di giocare così, e secondo tempo sono venuti fuori e hanno ribaltato la partita, e si poteva fare anche il terzo gol. Quindi complimenti ai ragazzi, primo tempo vinto, adesso poi bisogna riposare e ricaricarci per il secondo tempo. Aveva catechizzato Clemenza e Vocic dopo l'intervallo, sembrava prossima almeno una sostituzione, invece ha insistito con i titolari e l'hanno premiata. Poi è chiaro che avevo in mente di fare dei cambi, però voglio dire, queste sono partite che sono molto equilibrate, quindi eravamo sotto 1-0, però ero consapevole e fiducioso che la squadra avrebbe avuto una reazione che ha avuto, e quindi ho allertato Clemenza, ho allertato Bocic, se non avessimo ribaltato entravano per magari cambiando qualcosa, e invece la squadra è partita molto bene, ho trovato il pareggio, poi ho trovato il raddoppio e anche altre azioni, quindi poi è normale che un pochettino sul finale, gli ultimi 5, 6, 10 minuti, che è un recupero immenso, finito, abbiamo difeso bene, c'è stata un po' di stanchezza, però siamo stati bravi anche a entrare tutti quanti a dare il massimo. Mister, non so se è d'accordo con me, proprio per completare la domanda che le avevo fatto all'inizio, nel secondo tempo la chiave il ritmo, o no? Sì, tambureggianti, è venuto fuori, abbiamo lavorato per quanto si poteva lavorare, attenzione, su sull'intensità, sulla rapidità, sulla rapidità di esecuzione. Questa è una squadra molto tecnica, se gioca in velocità diventa scorbutica, diventa difficile da marcare, e l'hanno fatto bene i tre davanti, anche in mezzo al campo, tutti hanno ribaltato le azioni con precisione, Mushai, Castanos, anche Palmiero è cresciuto, finché poi ho deciso di sostituirlo per dare un po' più di equilibrio in mezzo, anche Mushai comunque sul finale era stanco, corso molto, mi serviva un giocatore di equilibrio là davanti. E quindi direi complimenti ai ragazzi, perché hanno saputo interpretare bene, non era facile, no? Sotto 1-0 in casa in questa condizione psicologica, invece sono stati molto bravi a rimanere in partita. Ecco mister, mi sorpresa lo schieramento del Perugia iniziale? No, me l'aspettavo, loro hanno provato, aveva già fatto in altre partite 3-4-3, insomma, quindi aveva la possibilità di fare due moduli, noi li abbiamo preparati tutti e due, quindi abbiamo fatto bene, non è che abbiamo subito tanto, ripeto, il gol è venuto da un calcio, da un rinvio del portiere, deve stare molto più attenti.
però ripeto, cioè, quello che mi è piaciuto è che la squadra ha ribaltato la gara. Quando ribalti la gara vuol dire che sei dentro, sei concentrato, sei consapevole dei mezzi, e questo è un grandissimo input di positività e di autostima. Senta, ecco, mister, ma che partita Campagnaro, sembra un ragazzino. Non che avessimo bisogno di questa gara, insomma, per dire, perché lo ha sempre... voi lo conoscete sicuramente, l'avete apprezzato molto più di me. Io ci ho anche giocato contro, perché insomma lui è più giovane, ma più o meno ci siamo incrociati sui campi, sugli stadi. Ma Ugo è straordinario, ha dato la sua esperienza, stava facendo gol, quindi veramente complimenti alla sua grande professionalità e la sua serietà. Eccomi, mister, sarà fondamentale, visto che comunque era si dovrà giocare nell'arco dei 180 minuti, sarà fondamentale ripensare alla gara di Chievo, cioè non stare lì ad aspettare il pareggio, che è un risultato comunque utile, ma bisognerà non commettere quell'errore e provare comunque a vincerla, nonostante comunque l'avversario è di qualità. Ah no, assolutamente, adesso dobbiamo recuperare le energie e andare a Perugia a giocare come secondo tempo, quindi la partenza della partita è secondo tempo, perché questa squadra, che poi voglio dire, a Chievo, adesso non voglio far polemica o ritornare a Chievo, non è che non abbiamo giocato, abbiamo sbagliato delle rifiniture, abbiamo fatto delle belle entrate da dietro, potevamo andare avanti, anche poi è chiaro che era una partita un po' particolare, però voglio dire, questa è una squadra che sa giocare a calcio, l'ha dimostrato oggi, l'ha dimostrato anche in altre partite. Oggi ho visto anche il ritmo oltre che geometrie, perché oggi ho visto una bella gamba che girava, ho visto degli uno contro uno, Galano, Cucciarelli saltare l'uomo in velocità, quindi questi sterzini che spingevano, mezze ali che comunque avevano cambio di passo. Questo è per me essere tamburiggiante, quindi non solo il palleggio fine a se stesso, ma delle verticalità e delle accelerazioni importanti. Anche c'era un rigore clamoroso. Il finale di partita renderà elettrica la partita di ritorno? Che cosa? Scusi? Il finale di partita, le tensioni, insomma tutto questo renderà elettrico il match del Curi? Ma il finale di partita io sinceramente non ho capito che cosa è successo, visto questa palla entrare, ma chiaramente stavo urlando, stavo richiamando i miei giocatori. Ma io vorrei anche dire una cosa, che c'è un rigore sacrosanto e netto. Io, cioè, voglio dire, non voglio fare un polemica con gli arbitri, però dico, c'è un mezzo Diomber già ammonito. C'è un rigore che io ho rivisto, perché non ho parlato con il direttore di gara, come avete visto, mi fido assolutamente sono stimoliali il direttore di gara, però dico, c'è un mezzo come il VAR, cioè non riesco a capire come non si possa dare un rigore del genere, che è un rigore da solo, scomposto, con il braccio aperto, tra l'altro già ammonito. Anche perché dopo quelli che abbiamo visto in Champions, mister, insomma. Appunto, dico se danno quei rigori a quel livello, no? A quel livello che è il massimo livello del calcio a livello di club, giusto? E quindi anche i direttori di gara. Adesso non è una critica, attenzione, però è una constatazione oggettiva, cioè quello è il rigore sacrosanto. In più c'è anche il rigore su Falcinelli, che non viene ammonito, che la para con la mano quando c'è dato rigore, e quindi voglio dire, sembra strana sta cosa, molto strana, rigore veramente netto. Poi ripeto, il finale di gara è normale, che stiamo giocando la vita calcistica, ripeto, io non ho visto niente, ero girato, non ho capito sta palla di entrata, non so da dove è arrivata, poi l'arbitro ha buttato fuori Gessa, ma sinceramente non so che dirvi. Beh, quella poteva essere un'ingenuità, insomma, anzi è stata un'ingenuità, c'è una palla che viene lanciata dalla panchina, mister, detto tra noi. Ripeto, non so se è stata lanciata, arrivata, non lo so, ma Gessa è una persona seria, non è che... Non so se sia stato Gessa, è stato... Non lo so perché ero girato, poi non ho voluto sapere, ero concentrato a quello che dovevo fare sul finale, c'erano dei giocatori che non sono entrati, che non stavano facendo, quindi... Non ho visto niente, credetemi. Bello, mister, per chiudere, per quanto mi riguarda, la ricetta per la gara di ritorno qual è? Vai passato.
È la ricetta. La ricetta è sicuramente resettare, perché non è ancora finita. Oggi avevo chiesto ai ragazzi di vincere, di uscire vincitori, e sono usciti vincitori. Lo stesso atteggiamento lo dobbiamo avere a Perugia, perché dobbiamo fare una partita di grande, grandissima personalità, di grande personalità. Dobbiamo giocare la palla, metterla in difficoltà, pressare, e quindi una partita come secondo tempo. Non ci dobbiamo abbassare, dobbiamo andare anche ad aggredirli. Quindi questa è un po' la partita da fare. Adesso recuperiamo energie e poi insomma spero di recuperare qualche giocatore. Oggi per esempio Bettella in estremis si è fatto trovare pronto, tutti quanti, Crecco, Borrelli, Bocic, Lusellato, tutti gli altri, tutti che scalpitano, speriamo di recuperare anche Drudi, perché servono le forze di tutti, anche 10 minuti, anche 5 minuti, anche un minuto, oggi diventa fondamentale. A proposito, che prova convincente Masciangelo, che con lei oggi ha fatto la prima partita da titolare, se non vado errato, eh? Sì, complimenti a lui, ha fatto molto bene, io lo conosco anche perché quando io allenavo il Livorno lui era il mio stesso girone, tra l'altro mi ha fatto anche gol, però poi ha perso la partita, però ha perso la battuta, ha fatto bene, ha dato molta spinta, lui e Zappa hanno dato molta spinta sulle fasce e hanno anche difeso bene, quindi sono molto contento, un ragazzo serio che si è fatto trovare pronto. Queste sono le risposte che i giocatori devono dare a un allenatore. Benissimo, grazie mister. Grazie, buona serata. Benissimo, abbiamo ascoltato Andrea Sottil, nel primo tempo eravamo un po' frenati, nella ripresa bravi a ribaltare, complimenti ai ragazzi, il ritmo del secondo tempo è stato fondamentale, determinante, Campagnaro straordinario. Buonasera Pierpaolo Marchetti, mi ero dimenticato di presentarvi, penso un po' che ormai l'età avanza e quindi può capitare, chiedo scusa, chiedo venia. Buonasera Pierpaolo Marchetti e a Fabio Ferraresi. Buonasera. Vogliamo commentare questa partita perché è chiaro, è stato un Pescara a due Massimo fatti. Sì. Chi c'è? Ah, c'è il presidente. Vai. Sì, abbiamo il presidente Sebastiani. Saluto naturalmente anche io Pierpaolo Marchetti e Fabio Ferraresi. Presidente, non la vedo tanto sorridente. Ma no, non c'è da sorridere perché c'è una partita di ritorno dove anche loro possono fare quello che abbiamo fatto noi qui, quindi bisogna, ho detto ai ragazzi, stasera facciamoci due risate, ma da domani mattina concentrati perché mancano ancora 90 minuti se bastano e bisogna fare quello che è stato fatto oggi, una grande partita soprattutto nel secondo tempo. E abbiamo preso un gol come al solito da Pollastrelli e nel primo tempo credo che ci fosse anche un rigore per noi netto, non, c'era anche il VAR, evidentemente non si è visto bene, e poi però nel secondo tempo abbiamo fatto bene, abbiamo fatto una bella partita, potevamo fare qualche gol in più e non avremmo sicuramente rubato nulla. Però, ripeto, archiviamo questa e concentriamoci sulla prossima perché non ancora abbiamo fatto nulla. Andare al Curi e avere due risultati su tre a disposizione cosa significa? Non significa nulla. Se andiamo al Curi pensando di aver già portato a casa qualcosa, secondo me facciamo l'errore più grosso della nostra vita. Dobbiamo andare al Curi come siamo andati oggi all'Adriatico, pensando che dobbiamo fare il risultato e cercando di fare il meglio possibile perché solo così potremmo portare a casa qualcosa di importante. Diversamente, se ci mettiamo lì a speculare sul risultato, credo che faremo fatica. Non è mai bello parlare di singoli, presidente, però io credo che la partita di Ugo Campagnaro di questa sera meriti una menzione particolare. Stiamo parlando del nulla, stiamo parlando di un giocatore che, ripeto, io quando dico che non voglio dare alibi a nessuno, ma se il Pescara avesse avuto tre o quattro giocatori per qualche partita in più sicuramente oggi staremo al mare, non a giocarci play-out. Ma Campagnaro durante l'anno è stato accantonato per scelta tecnica o proprio stava male? No, Campagnaro non viene mai accantonato per scelta tecnica perché poi lo vedete quando va in campo, se uno accantona Campagnaro per scelta tecnica vuol dire che lo dovete rinchiudere al manicomio criminale perché Campagnaro può giocare in carrozzella se sta bene. Riguardiamo l'episodio di Gyomber sul finale del primo tempo, perché poco fa in conferenza stampa Sottil è stato abbastanza pungente, lì poteva starci sicuramente il rigore ma anche il doppio giallo per l'ex giocatore biancazzurro. Sì, purtroppo col Perugia non siamo tanto fortunati nelle ultime due partite qui a Pescara, perché nell'ultima partita abbiamo subito un gol di Emmello in chiaro fuorigioco,
oggi c'era quel rigore che non è stato dato, ci poteva essere anche il secondo giallo, però dai, adesso guardiamo l'aspetto positivo, la partita è finita bene per noi, però ribadisco, resettiamo e guardiamo la partita di ritorno con molta attenzione, ma molta attenzione, perché il Perugia è una squadra che, se leggi la formazione, ti rendi conto che è un'altra di quelle formazioni che non deve sicuramente stare lì. Io, prima di lasciare il microfono allo studio per le domande, volevo fare due considerazioni. La prima, se ha scambiato qualche battuta con Massimo Oddo, che cosa vi siete detti, e Iemmello, che è stato l'oggetto del desiderio, no, in quel mercato di gennaio, se lo aspettava escluso da Oddo in questa partita. Ma con Massimo ci siamo detti già prima della partita che, se uno avesse immaginato un finale di campionato così, nemmeno un thriller di quelli migliori poteva dirci che facevamo l'ultima partita, le ultime due partite, una sfida play-out con il Perugia e con il Perugia di Massimo Oddo. Quindi l'ho detto già in settimana, a me dispiace per Massimo perché, a parte l'amicizia che ci lega, ma a mio avviso è un tecnico bravo, preparato, che purtroppo anche lui si trova in questa situazione, quindi capisco anche il suo cuore, perché poi alla fine lui è pescarese doc, quindi qualsiasi cosa succeda per lui sarebbe comunque un problema doppio, quindi ci mancherebbe, però il professionismo è anche questo, quindi oggi lui è sulla panchina del Perugia e deve fare il possibile per salvare il Perugia. Iemmello out? Sono delle scelte tecniche, ma Iemmello out significa che il Perugia ha anche a disposizione altri giocatori ugualmente importanti, perché se uno lascia fuori Iemmello vuol dire che c'è qualche giocatore per sostituirlo all'altezza. Non ci dimentichiamo che oggi ha giocato Falcinelli, ha giocato Capone, è entrato Buonaiuto, è entrato Melchiorre. Cioè, sono dei giocatori che poi noi, tipo Melchiorre e Iemmello, a gennaio avevamo cercato insistentemente e non li hanno voluti mandare via, lasciare andare via, e oggi anche loro si trovano nella condizione di dire: bene, abbiamo un attacco che sulla carta fa paura, però poi alla fine ci stiamo giocando la vita in due partite di 180 minuti, quindi purtroppo il calcio è questo, quindi, ma adesso è inutile piangere sul latte versato, quindi andiamo avanti, resettiamo da domani mattina, concentriamoci sulla sfida di ritorno che sarà importantissima. Studio. Allora, studio, io ho già parlato tanto, direi di coinvolgere Pierpaolo Marchetti. Ma io, più che altro, una considerazione, quella che faccio, sono abbastanza d'accordo con quello che ha detto Daniele sul fatto che la vittoria è importante, ma c'è ancora tutto da fare. Certo è che andare a giocare con due risultati non è poco, perché il Perugia è una squadra, tra l'altro, che può fare gol, ma è una squadra che sta concedendo tanto, e quindi la possibilità di fare gol ce l'ha anche il Pescara. Quindi io credo che la cosa più importante da fare in questi giorni sarà conservare quella mentalità, quell'energia del secondo tempo, perché anche, e ricordarsi anche del primo tempo, perché il primo tempo ci ha detto che davanti comunque c'è una squadra molto pericolosa, e quindi, sai, è vero che sono due squadre che arrivano ai play-out e quindi non hanno vinto tantissimo, vincere, cioè, non è mai facile, però, insomma, come dire, orecchie dritte e grande concentrazione, perché credo che Chievo abbia insegnato che non si può alzare la testa dal manubrio fino a che non si è passata la linea finale. Insomma, quello, come diceva giustamente Daniele, potrebbe essere veramente un errore che credo e spero che il Pescara non rifarà. Sono assolutamente d'accordo, Pierpaolo. Devo dire che è quello che ci siamo detti dentro lo spogliatoio, ma anche con i ragazzi, anche col mister, perché stiamo parlando di incontrare nella prossima partita, nella seconda partita, un Perugia che ha dimostrato nel primo tempo che ha tutte le qualità per poter far male a chiunque. E soprattutto sappiamo della forza del Perugia, quindi noi, se andiamo lì facendo i calcoli o speculando, secondo me ci facciamo del male da soli. Noi dobbiamo fare la nostra partita cercando di fare molta attenzione, ma non rinunciare a quelle che sono le nostre caratteristiche, perché l'abbiamo visto anche oggi quando il Pescara purtroppo non si può difendere, non si sa difendere, è un problema, cioè, lo vediamo dall'inizio dell'anno. Quando noi abbiamo pensato a noi stessi e cercare di giocare a calcio,
abbiamo ottenuto i risultati. Quando abbiamo cercato di speculare su qualcosa abbiamo sempre preso schiaffi dappertutto, quindi credo che oggi la lezione, se non l'abbiamo imparata oggi, non la impareremo più, quindi i ragazzi lo sanno bene, si stanno giocando anche loro una grossa fetta anche del loro futuro, perché comunque sono tanti ragazzi che hanno scelto di vivere a Pescara, di stare a Pescara, di sposare questa società, però questa società la devi sposare, la devi portare fino in fondo, perché la categoria per noi è fondamentale e non è solo il danno economico in sé per sé, perché poi alla fine tutto sommato noi siamo, come ho sempre detto, noi siamo già pronti per qualsiasi cosa ci succeda. Però significa mettere a repentaglio un intero progetto su cui abbiamo lavorato per anni, perché io mi riferisco molto sempre al settore giovanile, ma il settore giovanile di una squadra che va in Lega Pro e fai fatica ad andare a prendere ragazzini bravi, a convincerli a venire a Pescara invece di andare, non so, a Bologna o da altre parti, se sei in Lega Pro. Quindi ti mette in discussione tutto il tuo progetto, al di là dell'aspetto economico, che comunque è importante, soprattutto in un momento come questo che viene dopo il Covid e dopo tutti quelli che sono i danni che abbiamo già subito. Quindi i ragazzi lo sanno questo, io sono stato molto chiaro con loro, ma al di là della chiarezza che ho sempre avuto con loro, adesso bisogna veramente metterci tutto quello che si ha e qualcosa in più per cercare di portare a casa questa salvezza che per noi è fondamentale. Se non ci sono domande, salutiamo il Presidente. Va benissimo così. Allora, io direi così, Presidente, proprio per i saluti. Questa è la notte di San Lorenzo. Se dovesse vedere una stella cadente questa sera? Speriamo. Mi sposto, perché sennò mi colpisce, che quest'anno con la sfiga che ci abbiamo è facile che... Presidente, ci vediamo per un giovenerdì, grazie. No, ti ha dato, sì, ti ha dato, sì, il titolo, dai, sei contento. Di la verità. Enrico. Ci mancherà. No, sì, abbiamo dato il titolo per il nostro servizio. Va bene, dai, grazie. Grazie al Presidente Daniele Sebastiani, grazie Massimo. Noi ci fermiamo qui dall'esterno dello Stadio Adriatico Cornacchia con questa vittoria importante, ma come ha detto giustamente il Presidente non è stato fatto ancora nulla. Con la collaborazione tecnica di Diego Martelli io ti restituisco definitivamente la linea, ribadendo i miei saluti anche a Pierpaolo Marchetti e a Fabio Ferraresi. Ciao Massimo e buon lavoro. Grazie, grazie anche a te Enrico, grazie credo a Diego Martelli che ti supportava sul piano tecnico. Allora 23:45, non so se dobbiamo andare in pubblicità, io ringrazio e saluto anche, sì, il regista di Notaggio, ha detto di sì? Avete ascoltato? Allora andiamo in pubblicità e poi analizzeremo la partita con Pierpaolo Marchetti e Fabio Ferraresi. Ricordiamo, per chi non lo sapesse, il Pescara si è imposto 2-1, ha ribaltato un parziale che a fine primo tempo era di 1-0 per gli Umbri. Praticamente a fine primo tempo il Pescara era in cima. Andiamo da Enrico? Subito, ah no, Fiorillo. Evitabile magari. Poteva costare caro a livello mentale, invece oggi questa squadra ha dimostrato che con le unghie e con i denti voleva riprendere questa partita e ribaltarla. Ecco, nell'intervallo ci siamo guardati e al di là di tutte le difficoltà e dei limiti che abbiamo mostrato durante l'annata, oggi è stato messo in campo quel cuore che serve per raggiungere la salvezza. Cioè, che partita è stata? Perché il primo tempo un po' contratti, forse siete usciti nella ripresa. Ma guarda, io credo che di play out giocati sulle punte dei piedi non esistano, ecco. E in queste partite qua deve venire fuori qualche altra qualità, forse più umana che tecnica, e oggi questa squadra l'ha dimostrato. È solamente il primo tempo, dobbiamo adesso recuperare le energie e prepararci a venerdì, che sarà una battaglia, ma per noi questa salvezza vale la vita e faremo di tutto per raggiungerla. Salvezza vale la vita. Senti lì, Pescara in vantaggio 51, possiamo dire, come percentuale dopo questa vittoria? Sicuramente un piccolo vantaggio c'è, ma come ti ho detto prima, queste partite si giocano sul filo delle energie mentali, ecco. Quindi dobbiamo andare lì e rimettere un cuore grande in campo e veramente tirare fuori da dentro tutte le energie che abbiamo e portare a casa il risultato
qualsiasi maniera. Risultato. Sarebbe un grave errore andare lì e a gestire il vantaggio, ha detto Sebastiani poco fa. Vincenzo, vuoi commentare? Sì, sono d'accordo, però sfido chiunque quando giochi per un obiettivo così importante a giocare in maniera totalmente sbarazzina o all'attacco. Ecco, quando ti trovi in queste situazioni, chiunque abbia giocato a calcio sa che ci vuole personalità, ma la posta in palio è altissima. Diciamo non come a Verona, Vincenzo, dai, sintetizzando, non come a Verona col Chievo. No, perché questa squadra dimostra che poi quando va in difficoltà, quando deve rialzarsi, è capace anche di fare cose discrete, ecco. E la natura di questa squadra penso che sia avere sì equilibrio, ma comunque provare sempre a vincere. Vincenzo, te ne faccio un'altra. Se hai visto Oddo, se hai parlato, se l'hai salutato, perché insomma, per lui è una situazione un po', no? Complicata, difficile. Sì, l'ho salutato velocemente, dico la verità, perché comunque oggi c'era parecchia tensione e spazi per abbracci o cose varie non ce ne sono stati. Ho un bel rapporto con lui, ho stima di lui perché è l'allenatore con cui ho fatto due finali playoff consecutive, uno dei primi allenatori a darmi continuità nella mia carriera, però chiunque ci sia oggi dall'altra parte non riuscirei a perdere tempo in salute. Senti Vince, non so se ti è stato chiesto prima perché sono entrato in corsa, però tu hai fatto una scelta di cuore, hai scelto Pescara. Quanto è difficile per uno come te che ha scelto appunto Pescara vivere queste situazioni, perché magari altri tuoi compagni comunque vada, magari non restano qui, però tu invece hai fatto una scelta di cuore anche da un punto di vista umano. Per te questa è una sfida particolare, gli ultimi 90 minuti di Perugia? Beh sì, non lo nascondo che comunque quest'ultimo mese per me personalmente è un periodo veramente impegnativo, perché purtroppo l'attaccamento che ho a questo posto fa sì che a volte enfatizzi un po' troppo le mie emozioni. È come quando le cose vanno bene è tutto amplificato, in questi momenti pesa perché la voglia che ho io di portare a casa questa salvezza, ma anche tanti miei compagni, però parlo per me, è una questione davvero di futuro e di vita professionale. Grazie. Posto? Grazie. Perfetto, allora abbiamo ascoltato anche la capitano della Pescara, Vincenzo Fiorillo, parole davvero significative che commenteremo dopo la prima pausa pubblicitaria. La linea dunque va a Dino D'Angelo, sono le 23.50, ricordiamo Pescara batte Perugia 2-1, Quan nel primo tempo, a fine primo tempo il Pescara era di fatto in Serie C, nella ripresa è cambiato tutto, una grande prestazione da parte dei biancazzurri, le reti di Galano e di Pippo Riccardo Maniero su calcio di rigore, tra pochissimo. Bene, torniamo in diretta da studio con Pierpaolo Marchetti e Fabio Ferraresi. 23.57, l'analisi della partita. Allora, hai già detto la tua brevemente, Pierpaolo, poi torneremo da te, però volevo ascoltare solo anche... Solo volevo completare un attimo, se mi consenti. Come no? Dire, ci mancherebbe. Secondo me le analisi tecniche stasera lasciano abbastanza il tempo che trovano, nel senso che la partita di questa partita di andata è stata, se mai ce ne fosse bisogno, la conferma che queste gare, questi spareggi le vinci soprattutto dal punto di vista mentale, e che un episodio ti cambia la vita, perché obiettivamente il Pescara è stato in grave difficoltà per tutto il primo tempo, all'inizio della ripresa francamente al netto del rigore che sicuramente c'era, quello negato nel primo tempo. Quando Galano ha trovato dal nulla questo bellissimo spunto che ha pareggiato la partita, non c'erano francamente le avvisaglie che qualcosa potesse cambiare di lì a breve. Invece l'episodio positivo ha ribaltato totalmente l'inerzia emotiva della partita, ha riportato in vita il Pescara e ha tolto al Perugia quelle certezze che si era costruita con un bel primo tempo e secondo me con una partita pensata e preparata anche molto bene da Massimo Oddo. Certo. Come scelte. Il Perugia è una squadra che non so se perché per problemi strutturali o perché in questo momento è
psicologicamente in grave difficoltà, ma è una squadra che tende a disunirsi molto facilmente ed è esattamente quello che è successo anche oggi. Preso l'1-1 si è disunito in campo, poi c'è stato solo il Pescara, tranne forse gli ultimi 10 minuti in cui c'è stata però più confusione che altro. C'è stato, diciamo, che la reazione è stata fisiologica, sì, nel finale, insomma, però, anche perché ha una batteria d'attaccanti, voglio dire, che non è neanche minimamente paragonabile a quella del Pescara. In quel momento il gol di Galano ha cambiato. Ha cambiato, sì, la storia della partita. Il Pescara ha avuto un elettroshock da quel gol, sì, ha creato, credo, più in quei, la 20, scossa, minuti, sì, più in quei 20 minuti che in tutto l'ultimo mese di campionato, probabilmente. E queste partite le vinci così, le vinci andandoti a cercare l'episodio che ti dà quell'energia che forse le gambe non hanno più. Lo dicevo proprio durante il nostro speciale, c'è stato credo anche sulla, un cambiamento sulla secondo sentenza. Me di ritmo, un po', sicuramente, cioè, però, una però mentale. Se il ritmo fino a un minuto prima non l'avevi cambiato, lo cambi perché acquisti entusiasmo, perché la testa fa andare le gambe. È chiaro. Non è che non avessi brillantezza prima, è proprio si è ribaltata la partita completamente, perché da una parte il Pescara ha avuto quella io trasformazione, sono d'accordo con te, ma dall'altra c'è stata la trasformazione alla rovescia del Perugia. Questo che è esattamente vero. Lo specchio di quello che la testa ti fa. Infatti, fare. Come era successo magari nel primo tempo, però nel primo tempo, Fabio, la squadra non riusciva a tenere le distanze giuste tra i reparti, cosa che invece ha saputo fare molto bene il Perugia. Sì, no, ma chiaramente l'analisi di Pierpaolo mi trova concorde come quasi sempre, nel senso che è una partita dai due volti. Il primo tempo il Pescara ha fatto fatica e molto di questo il merito è del Perugia, perché chiaramente ha preparato la partita in un certo modo e poi ha messo in difficoltà il Pescara. Poi chiaramente il secondo tempo c'è stata una reazione dopo il pareggio, ma secondo me più che per questioni tecnico-tattiche, come ha detto bene Pierpaolo, per una scossa a livello psicologico-emotivo che in questi casi, avendole fatte anch'io determinate partite di questo tipo, sono chiaramente l'ago della bilancia. Poi come ti cambia un episodio, ti cambia la testa, le gambe girano e il Pescara ha fatto bene, ha fatto una mezz'ora di discreto calcio. Nelle inquadrature sulle facce dei giocatori del Perugia dopo l'1-1 c'era preoccupazione. Leggevi proprio l'allargare le braccia, come dire: porca miseria, non la portiamo a casa neanche oggi. Chiaro. Cioè, era una squadra in quel momento ha perso tutte le certezze che si era costruite sul campo fino a questo momento. E questo è un grande limite. Ma d'altra parte, se arrivi a giocare i playoff, vuol dire che stai andando male, altrimenti. Questo è un grande limite. Per chiudere la mia analisi della partita, questa è una vittoria di inestimabile valore dal mio punto di vista, perché. A fine primo tempo eri in C. Sì, alla luce di quello che avevamo fatto nei primi 45 minuti non c'erano grandi prospettive per un secondo tempo così, così importante e soprattutto per andare a fare una partita di ritorno in cui ti potessi giocare la permanenza in categoria. Quindi dopo questi 90 minuti secondo me i giocatori hanno acquisito e hanno una consapevolezza diversa per andare ad affrontare il ritorno, che chiaramente, come ha detto Vincenzo, un po' il fatto di giocare per due risultati sicuramente un po' nella loro testa inciderà, però chiaramente l'episodio di Verona speriamo che sia stato di buon auspicio sotto certi punti di vista, nel senso che solo difendersi no, magari ogni tanto ripartire anche. Sì, è vero che questa squadra forse per DNA non è una squadra capace di gestire, probabilmente è così, perché nessuno avrebbe mai immaginato che potesse trovarsi lì, no? Per lottare, per evitare la retrocessione a poche giornate dalla fine. Certo, non stiamo parlando di una grande squadra, abbiamo sempre detto tantissimi limiti strutturali, però nessuno poteva immaginare un epilogo del genere, no? Lottare in due partite per evitare la Serie C. Semmai bisognerà giocare con intelligenza, è vero, non riesco a gestire il risultato, i due risultati su tre, però non posso neanche andare a fare una partita all'arma bianca. Insomma. No, ma infatti Vincenzo l'ha detto bene, ha usato parole giuste, però vedendo l'11 che ha schierato oggi il mister, credo che il Pescara sia una squadra molto esperta per la categoria, perché se avessi fatto una domanda, che poi sarebbe stata una considerazione al Presidente,
avrei sicuramente puntato sul fatto che lui ogni anno cerca di lanciare sempre 2, 3, 4 giovani, però il marchio di fabbrica del Pescara in questi anni è sempre stato uno zoccolo duro e oggi nell'11 titolare c'erano almeno, se non sbaglio, 6 over 30, sì. Mettendoci anche Vincenzo che più o meno è prossimo ai 30 anni, è una squadra molto esperta. Quindi questo è, penso, Campagnaro e Scognamiglio 73 anni in due. Pucciarelli, Maniero, Galano, certo. Iniziano a essere, Memusciai, iniziano a essere dei giocatori che hanno tanta esperienza e questo penso che sia per questo tipo di partite un'arma sicuramente a vantaggio del Pescara. Andiamo al telefono, pronto Rete 8 Sport, dovremmo avere anche le immagini tra poco per commentarle, commentare soprattutto i gol che hanno caratterizzato questo match di andata ai playout che è terminato 2-1 per i biancazzurri. Pronto, parliamo con... Ciao professore, sono Franco. Carissimo Franco, ben risentito. Ciao. Professore, ti volevo domandare, ma... Sì. Ti volevo domandare, quindi i gol doppi dentro o fuori non contano? No, non contano. Ah, ecco, hai fatto bene, così ricordiamo la regola. A parità di gol fatti al termine dei 180 minuti, dunque a parità di gol fatti, supplementari ed eventuali calci di rigore. Capito. Quindi il gol realizzato in trasferta non vale doppio, insomma, come nelle competizioni. Ok. Quindi se noi perdiamo, fate ipotesi. Cioè se il Pescara dovesse perdere 1-0, se il Pescara dovesse perdere 1-0, si andrebbe ai tempi supplementari. Questa è un po' la sintesi. Anche 2-0, 3-0, no, diciamo. No, 2-0 e il Perugia si salva. Ha perso 2-1 fuori. Beh, scusa, poi c'è la differenza di un gol, no? Cioè tu devi sommare i gol fatti dal Pescara e i gol fatti dal Perugia. Se il Perugia vince 2-0, ha fatto 3 gol contro i 2 del Pescara, no? Ok, allora ne faremo noi 4, ne facciamo noi 4, dai. Ok. Ne basta uno. Ciao. E forza Pescara. Grazie Franco, sei gentilissimo. Allora, le immagini ok, mi dice la regia, vogliamo andarle a guardare, a commentarle, che dite? Tanto ormai tu ce l'hai già nella testa. Se adesso per esempio ti dico di no, che succede? Beh, fai vedere lo stesso, quindi non me lo chiedere. Una domanda insomma inutile, volevi dire. Allora, facciamo così, intanto andiamo a vedere le schermate tattiche, perché il Pescara, come giustamente sottolineava Fabio, insomma, ha presentato ben 6 novità, o 5, 1, 2, 3, 4, 5, 5 novità rispetto all'infausta partita di Verona col Chievo. 5 novità, quindi 5 undicesimi cambiati, ovvero, naturalmente per necessità, ma anche per scelta, perché erano fuori. Bettellano era al meglio entrato in corso d'opera, Drudi out, Balzano infortunato. Allora, Campagnaro, Scognamiglio e Masciangelo dal primo minuto. Prima partita per Masciangelo sotto la gestione Sottil, conferma anche Pierpaolo che prima diceva no, non sono certo, invece adesso deve dire sì, hai ragione, dillo per favore. Vabbè, sì, hai ragione, l'hai controllato sul computer, ma adesso sei sicuro anche tu. Però l'ho detto prima. Ma non mi ricordo. Ho parlato prima, poi. Non ricordo. A parte gli scherzi, Castanos e Pucciarelli. Castanos è stato preferito a Busellato e Pucciarelli ha giocato dal primo minuto, cosa che non era accaduta nella trasferta di Verona col Chievo da ex. Quindi Pucciarelli che è stato tra l'altro tra i più attivi, soprattutto nel primo tempo. Quindi 4-3-2-1 con Galano e Pucciarelli alle spalle di Maniero. Vediamo invece il Perugia, un Perugia che ha utilizzato un sistema di gioco, se vogliamo, elastico, perché in fase di costruzione era un 3-4-2-1, definiamolo così, con Falserano che si alzava sulla linea di Capone, entrambi alle spalle di Falcinelli. In fase di non possesso era un 5-4-1, correggimi se sbaglio Fabio, con Falserano che scivolava a destra e Capone a sinistra. Non sbagli, non sbagli. Meno male, quindi ho indovinato la lettura, però insomma non era difficile. Quindi questa era un po' la disposizione del Perugia, naturalmente in fase di costruzione. Andiamo a vedere le immagini, le commentiamo al buio perché non le abbiamo viste, sono appena arrivate, vediamo quello che è successo. Il Pescara si è imposto dunque 2-1, in introduzione del VAR, nei playoff e nei playout c'è un episodio che ha fatto discutere, un braccio leggermente largo di Ghion, intervento scomposto,
il VAR non ha praticamente non lo ha valutato come avrebbe dovuto, insomma, era un rigore che doveva essere accordato al Pescara, tanto che Omber già ammonito sarebbe stato espulso. Tutto questo sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Questo è il calcio d'angolo invece calciato appunto dal corner calciato da Memusci, il destro di Masciangelo con la palla che termina di poco al lato, il destro di Masciangelo, non di Palmiero che era stato inquadrato in precedenza. Il Perugia meglio in campo nel primo tempo sul piano tattico, c'è un colpo di testa di Kuan che segnerà il gol del momentaneo vantaggio ivoriano, classe 1999. Qui risponde Pescara, punizione di Memusci, il pallone colpito di testa sotto misura da Scognamiglio, il pallone stesso si alza sopra, attraversa la porta difesa da Vicario, poi Pucciarelli bravissimo, sente la porta, spalle alla porta appunto, il suo destro che simila di niente alla sinistra della porta difesa da Vicario, bravo Pucciarelli, qui sfortunato l'ex attaccante, l'attaccante in prestito dal Chievo, e c'è il gol del vantaggio nel primo tempo, Falzerano uno contro uno con Scognaniglio, lato corto, il cross panoramico e la volée ad incrociare di Kuan, ripetiamo, ivoriano classe 99, ha già segnato l'Adriatico due anni fa, Pescara Perugia 0-2, il Pescara allenato da Zdenek Zeman. Sebastiani parlava di un errore evidente della difesa, secondo me questo, in questo gol c'è molto merito degli avversari, poi lo analizzeremo comunque con Fabio Ferraresi. E questo è l'episodio a cui alludevamo, è il braccio leggermente largo sì di Gjober, però insomma intervento scomposto, il VAR dice no e quindi si continua a giocare, manca un rigore al Pescara, abbiamo visto molto peggio in Champions nei giorni scorsi. Secondo tempo il Pescara prova ad attaccare con più convinzione, con più determinazione, non trova la porta Pucciarelli tra i più attivi del tridente d'attacco, poi il tentativo col mancino di Falzerano, la palla termina distante rispetto al palo destro della porta difesa da Fiorillo, attacca ancora il Pescara sulla sinistra, sfonda Masciangelo, tre migliori, il cross col contagiri, il colpo di testa di Galano, 1-1, è il 14° gol in campionato per Galano, la prima volta che taglia verso il centro Galano, non lo aveva mai fatto nel corso dei primi 45 minuti. Il gol di testa di Galano, nulla da fare per Vicario, bravissimo Masciangelo, ripetiamo, tre migliori. Che guardano l'uomo, non la, esatto, la guardano l'uomo. Hai ragione, qui c'è un'evidente responsabilità. Non lo facciamo solo noi. Del reparto arretrato. Qui ci prova ancora il Pescara, cambia l'inerzia dal punto di vista psicologico, la parata con i piedi, col piede sinistro di Vicario sul destro a pelo d'erba di Maniero, servito da Memusci, poi Memusci che impegna da calcio d'angolo il portiere Vicario, sul successivo cross c'è il braccio alto di Falcinelli, viene anche travolto Pucciarelli, il rigore trasformato con grande freddezza e precisione da Pippo Riccardo Maniero, il settimo sigillo in campionato che gli varrà la conferma il prossimo anno, almeno questi erano i programmi, i piani della società, 7 gol per Pippo Riccardo Maniero, un pallone pesantissimo in quella circostanza, parziale ribaltato, prova a reagire il Perugia con un tentativo di testa di buon aiuto entrato in corso d'opera e poi su una ripartenza Galano impegna il portiere del Perugia Vicario, classe 96 in prestito al Cagliari, finisce qui la partita dopo 10 minuti di recupero perché si era fermato il gioco, un pallone in campo dalla panchina del Pescara, espulso il team manager Andrea Gessa, insomma abbiamo rivisto quello che è successo. Fabio, il commento tecnico, vogliamo partire dal gol subito? Io direi che rivedendo le immagini, perché poi dopo quando si vede la partita e certo, si è un po' in trance, anche agonistica, io penso che il Pescara non demeritasse nemmeno il primo tempo, perché poi alla luce di quello che si è visto ha creato un tiro da fuori con Masciangelo uscito di pochissimo, sì, magari anche deviato, forse la deviazione non c'era, però l'arbitro ha dato angolo, una punizione di Memusci che se Scognamiglio probabilmente non tocca poteva andare in porta da sola, e un'altra occasione che adesso mi sfugge, non mi ricordo di chi, però ha avuto Pucciarelli, ha fatto un bel tiro, sì esatto, uscito di pochissimo. Spalle alla porta. Probabilmente nel nostro immaginario. Però ci sono stati anche due palloni sanguinosi persi da Scognamiglio e Memusci. Esatto, insomma, nel nostro immaginario del primo tempo si ricorda probabilmente la ripartenza del Perugia di 3 contro 1 con l'ultimo passaggio sbagliato, che
quella era un'occasione gigante non concretizzata. Quindi il primo tempo secondo me siamo stati anche penalizzati troppo. Ecco qui, chi ha sbagliato, dove si è sbagliato? Falzerano il cross molto bello, eh? Ma qua, come ha detto prima Pierpaolo, prima di vedere le immagini, secondo me Zappa fa una diagonale che, un po' troppo stretta, che non serve, perché si va quasi a schiacciare su Campagnaro. Secondo me è un po', come si può dire, è un po' distratto, è un po' confuso dal fatto che ci sta un rimorchio vicino all'attaccante che marca Ugo, quindi lui forse va là perché sta entrando un mediano, se adesso lo rivediamo bene, sì, e lascia la sua posizione non vedendo che poi si sta inserendo un giocatore pure alle sue spalle. Campagnaro sta con l'attaccante centrale e si sta inserendo una mezzala, credo, vedi? E allora Zappa vuole andare ad aiutarlo. Vedi, se fermi qua? Sì. Sono in due. Ah, è vero, hai ragione. Però lui deve pensare alla sua zona di riferimento, è stato un po' troppo generoso e in questo caso è stato punito. Come sempre c'è, però, anche... Però questo, come hai detto bene tu... C'è sempre la qualità di Guan. Come hai detto bene tu, questo è un gol rispetto a tanti altri di pregevole fattura, con un inserimento. Tra l'altro un gol non facile. Non facile, infatti, non facile. Quello diceva, anche perché arrivava a 300 all'ora. Tenerla bassa, metterla in porta è già tanto. L'errore più grande di questo gol è di Scognamiglio, infatti, è quello che volevo chiedere. Lascia troppo spazio, no? Lascia mezzo metro sul piede forte all'attaccante che sta crossando, magari puoi lasciargli il piede debole e il cross non arriva con quella precisione. Certo. Poi sappiamo anche che, insomma, Scognamiglio non è un fulmine di guerra, no, sul piano dei movimenti, no? Della velocità, guarda, della se rapidità. Qua, lo so, se lui si mette magari mezzo metro più verso il fondo, lo costringe per forza a tornare verso l'interno col sinistro, no? Vero, perché vero, poi il cross sarebbe, non ci sarebbe luce per farlo. Certo. Quello è un errore di concetto che da Scognamiglio probabilmente avrebbe potuto fare molto di più qui, insomma, Gennaro. Gennaro Scognamiglio che oggi è stato schierato titolare insieme con Campagnaro. La partita di Campagnaro è stata, insomma, esemplare, perché questo giocatore, ricordiamo, 40 anni compiuti il 27 giugno, non giocava una partita da 5 mesi, dall'8 marzo. In precedenza non è che avesse giocato poi tanto, perché aveva fatto 20 minuti con la Cremonese a novembre, in totale insomma 8 presenze prima della partita di questa sera. Tanta roba, cioè, ha giocato, detto tra noi. Ha giocato una grande partita, non era scontato, perché quando stai fermo 5 mesi e hai 40 anni, certo, anche se sei un grande giocatore, non è affatto scontato rientrare. Devo dire che quando ho visto inizialmente la formazione schierata da Sottil, mi ero anche un po' preoccupato, perché pensavo ad esempio a Busellato in mezzo al campo, cioè era una squadra con due terzini molto offensivi, un centrocampo che era tutto qualità, e il rischio era di lasciare magari troppo spazio da coprire due centrali. Invece devo dire che il Perugia, che ha fatto una scelta, la scelta di lasciare fuori Iemmello, io ho provato a spiegarmela e mi sono dato due spiegazioni senza conoscere le dinamiche interne del Perugia. La prima è che ci sia qualcosa tra Oddo e Iemmello e che Oddo la partita della vita se la sia voluta giocare con i suoi giocatori, i suoi, tra virgolette, insomma, i suoi fedelissimi. La seconda è che Iemmello è quasi esclusivamente un finalizzatore, non è uno, un giocatore un po' pigro che non fa tanto giocare la squadra, e il Perugia aveva impostato una partita nella quale Falcinelli doveva fare un grandissimo lavoro per venire incontro e cucire il gioco, e lo ha fatto anche bene, solo che poi il Perugia ha giocato bene, secondo me, più a lungo del Pescara, ma non ha mai concluso in porta praticamente. Io non ricordo una parata di Fiorillo. No, Fiorillo effettivamente... Il Pescara ha giocato bene per 25 minuti, ma in quei 25 minuti ha creato tantissimo. Vicario ha salvato un paio di situazioni molto molto difficili, e in quei 25 minuti, mezz'ora, ha sicuramente legittimato. Infatti per Fiorillo è stata una delle serate più tranquille degli ultimi tempi, se andiamo a vedere, perché Fiorillo è stato impegnato. Il Perugia ha fatto un buon lavoro nel possesso palla, ha costruito tante situazioni, soprattutto sulla destra. Però è quasi quell'azione, per esempio, in cui Juan è andato a fare gol, non si è vista quasi mai nel corso della partita. No, e secondo me ha bucato clamorosamente la partita Capone, che
insomma, l'ho visto vagare per il campo senza... Avulso dal contesto. Sì, Capone è, abbastanza... è uno di quei giocatori che quando è in serata ti può far vincere la partita, ma quando non lo è ti indispettisce. Sì. Sì. Rischi di giocare in 10. Indispettisci i tifosi della sua squadra. Infatti, in questo caso egoisticamente va benissimo così. Sono d'accordo, dicevi di Iemmello, insomma un caratterino niente male, perché se Oddo ha avuto tra virgolette qualche problema con Oddo, l'ho avuto questo non lo so, ipotizzando, però l'ho avuto anche con Cosmi. Però immagino che tenere fuori il principale realizzatore della squadra deve avere un motivo. Certo. Serio, quindi o è di carattere comportamentale, e io non lo so, è una mia ipotesi, oppure è una questione di carattere tecnico. Di sicuro il campionato ha dimostrato che Iemmello e Falcinelli insieme fanno fatica a giocare. Una difficile coesistenza. E secondo me tutti e due fanno fatica a giocare anche con Melchiorri. Sono d'accordo. Sono assolutamente d'accordo. Tra l'altro Melchiorri è stato molto bravo quando è entrato in corso d'opera. Non è un caso, è stato molto bene. Non è un caso forse che almeno nelle partite che ho visto io quest'anno tra Perugia e Pescara, forse il giocatore più pericoloso è sempre stato Buonaiuto, sì, credo. Assolutamente. Giocatore caratteristiche, insomma, perché quello che giocando dietro la punta, l'avversario dietro la punta disorienta le difese, è più bravo anche ad inserirsi e attaccare gli spazi. 39 gol ha segnato il Perugia in campionato, il terzo peggiore attacco. Questo è un dato che fa riflettere, perché quando hai una batteria formata da Iemmello, Falcinelli, Melchiorri, Buonaiuto, Capone, e avevi anche fino a poco tempo fa il capocannoniere del campionato, perché Iemmello è stato per quasi tutto l'anno capocannoniere del campionato. E quando hai il capocannoniere, hai tre attaccanti così e sei il terzultimo attacco, è chiaro che c'è un problema di aridità del gioco. Pescara invece ne ha fatti 50 di gol. Il Perugia mi pare che quest'anno non abbia mai trovato uno schieramento ideale davanti. Ma soprattutto il problema grosso, che lo dicevo anche qualche giorno fa nell'ultima trasmissione, Perugia è una squadra che concede tanto, concede tantissimo. Quando perde la compattezza, il Perugia concede quello che ha fatto con Cosmi l'ultimo 2-2, il penultimo confronto, quello è stato qualcosa. La prima mezz'ora di Pescara partita... poteva chiudere 4-0 il primo tempo senza problemi. Allora, una volta, quando il calcio era forse un po' più, come dire, meno controllato di adesso, avrei pensato che era una squadra che stava facendo fuori l'allenatore, perché la prima mezz'ora che ha giocato il Perugia qui quella sera è stata una roba, sembrava il peggior Zeman degli anni 80. Ci mette sempre il maestro, nel senso la squadra più spregiudicata, giù le mani dal maestro. Andiamo al telefono, pronto Rete 8 Sport. Pronto? C'è? Eccoci qua. Angelo da Loisio. Chiediamo scusa per l'attesa. Prego, prego. Ecco, un piacere salutarti e rinnovo tutto l'affetto e la stima per Marchetti. Eccolo grazie, qui. Grazie mille, grazie. Ecco, difatti. Una piccola riflessione. Se era possibile, abbiamo preso lo stesso gol che abbiamo preso con il Chievo. Con il Chievo. Uguale. Riguardate l'azione, mi auguro che questi errori non li commettiamo più. Molto diverso, devo essere sincero. Però qualcosa, la dinamica era diversa. Allora, nel senso lo facciamo rivedere, perché Dino è bravissimo. C'è stato uno spostamento di tre difensori secondo palo. Sì, ma è diverso, una palla inattiva lì invece. Però qualcosina c'è. Sì, qualcosina c'è. Diciamo di sì, dai. Prego, telespettatore. Stavo dicendo, voi notate, sul secondo palo soffriamo sempre. Sempre in sofferenza. Questo è vero, però col Chievo c'è stato proprio un errore proprio di lettura, cioè, perché lì erano tutti schierati, Mentre questa azione col Perugia, c'è stata una bella azione sulla destra di Falserano, lì poteva fare molto di più Scognamiglio, ed è arrivato a 300 all'ora in chiusura Kwan. Sono d'accordo, ma sul secondo palo stiamo sempre con un uomo in meno, due uomini in meno, in tutte le azioni che vengono fatte. Però molto meno grave il gol subito oggi rispetto agli ultimi. Su questo conviene con me. Certo, però ecco, mi fa piacere, guardate l'azione, ho capito. Guardate sul secondo palo, guardate.
Sì, ma sta sempre l'uomo libero. Sono d'accordo con lei. Guardate pure il gol di questa sera, il primo gol. E allora, vedete che sul secondo palo non c'è mai. Sono d'accordo con lei, però qui c'è proprio stata una lettura sbagliata. Lì si era in superiorità addirittura numerica. È stato bravissimo nell'analizzare questa azione Fabio Ferraresi nell'ultima puntata. Allora, sul cross di Renzetti, sul calcio franco, c'è stata la spizzata di testa di Rigione, tra l'altro ex Lanciano. Ha tentato la conclusione al volo di prima intenzione Leverbe, lì c'è stato il primo errore, perché su Leverbe c'erano già due giocatori, si è spostato Bruno, che invece avrebbe dovuto coprire il suo palo dove c'era Garritano e non sarebbe stato subito il gol. Tutto qui. Vero Fabio? È andata così, più o meno, no? Sono due gol chiaramente molto diversi, dai. Differenti per natura, perché questo nasce da palla inattiva, in cui siamo schierati, una difesa schierata con sette persone dentro l'area e uno al limite, mentre il gol di stasera viene da un'azione manovrata e chiaramente con un inserimento più difficile da leggere, più difficile da marcare. Quindi il telespettatore dice bene che sul secondo palo facciamo fatica, però secondo me le assonanze e le similitudini sono casuali. Sono d'accordo con te Fabio. Soddisfatto il nostro telespettatore? Ma certo. Grazie. Abbiamo parlato con chi? Come si chiama? Angelo D'Aloisio, sono sempre io. Ah, Angelo, carissimo Angelo, beh, insomma, un amico nostro. Sì, sì. Un grande amico Angelo. Non t'avevo riconosciuto, scusami. Sicuro. Grazie ecco, Angelo. No, guarda, perdonatemi, ma soprattutto adesso al ritorno certi errori cerchiamo di non commettere, che dico primo e secondo palo. E sono d'accordo con te, assolutamente. Non bisognerà sbagliare nulla nella gara di ritorno. Grazie ancora ad Angelo. No, grazie a voi, è sempre un piacere e un onore. Il piacere è tutto nostro. Grazie Angelo, un abbraccio. Allora noi ci dobbiamo fermare per la pubblicità, restate con noi. Mezzanotte e 31 minuti, diamo lettura a qualche post sulla pagina Facebook di Rete 8 Sport. Vogliamo anche commentare il gol di Galano, non l'abbiamo commentato, abbiamo commentato il gol subito dal Pescara, giustamente vediamo un po' quello che è successo invece per quanto appunto riguarda i due gol realizzati dal Pescara, il pareggio di Galano con Masciangelo che è stato protagonista di un'ottima partita, scende sulla sinistra, sfonda e mette il pallone in mezzo, preciso. Quando si dice, no, tu dicevi prima, guardano la palla e non l'avversario, non succede solo al Pescara, anche al Perugia in questo caso, però bravo Masciangelo, no Fabio? Sì, Masciangelo ha messo una bella palla, ma qua il merito è di Galano, chiaramente, che va a cercarsi una posizione ibrida tra il discreto e l'area piccola, e chiaramente per un esterno che poi si mette là è difficile da marcare. Se l'avesse fatto con più continuità, secondo me, durante il campionato, avrebbe fatto anche qualche gol in più, nonostante che abbia fatto bene in termini di finalizzazione. Benissimo. Strano che Masciangelo, noi ce lo chiedevamo, no Pierpaolo, abbia giocato solo una partita titolare con Sottil, cioè quella di stasera, perché effettivamente vederlo in queste condizioni, no? Stasera ha fatto veramente una buona partita, anche perché dall'altra parte c'è Mazzocchi, che secondo me è uno dei migliori giocatori della Serie B, anche in prospettiva. Però è un giocatore che oggi è vivo, è un giocatore che ha cambio di ritmo, che è una cosa che al Pescara manca. Questa sera secondo me ha giocato anche meglio di Zappa. Zappa nelle ultime partite, anche nel primo tempo, questa sera non è stato particolarmente efficace. Anche perché le squadre ormai lo conoscono e cominciano anche a giocare su di lui. Oggi neutralizzare Zappa per gli allenatori avversari diventa sicuramente uno dei punti fondamentali del piano partita. Direi, a parte Campagnaro, se vogliamo parlare di individualità, Masciangelo sicuramente bene, direi molto bene Pucciarelli, e secondo me ha fatto la sua migliore partita da quando a Pescara, anche per continuità, perché ha tenuto bene fisicamente, ha tenuto bene fisicamente fino al 98esimo, 99esimo, non so fino a quando si è giocato. Quindi da questo punto di vista è un recupero sicuramente importante. Galano, sai, forse non avrà fatto una gran partita, ma ha fatto un gol di un'importanza vitale. L'attaccante, quando poi fa gol, sono d'accordo. Anche lì è un elettroshock, una scarica elettrica. Quindi, sicuramente a Perugia, sicuramente nel calcio di sicuro non c'è niente. Ma insomma, mi auguro che a Perugia ci sia anche un Galano più vivo.
ma ci sarà da soffrire, e secondo me sarà anche lì una partita decisa dagli episodi, nel senso sì. Episodi non chiaro, e poi l'episodio no, te lo devi andare a cercare, no, restando sui singoli, non benissimo, perché le detti tutti, non benissimo eufemisticamente i tre centrocampisti, mi riferisco a Castanos, a Palmiero e a Memusce, soprattutto Memusce, io no, non che ce l'abbia con Memusce, però mi aspetto sempre molto, ma molto di più. Non benissimo, però il Perugia faceva grandissima densità in mezzo al campo e ti costringeva a un giro palla molto orizzontale, e credo che lo scopo di quello schieramento del Perugia fosse esattamente quello, perciò ti dico che secondo me il piano partita di Massimo Oddo fino al gol di Galano aveva funzionato alla perfezione, non aveva concesso quasi mai la profondità, aveva costretto a un giro palla abbastanza sterile, le uniche occasioni il Pescara le aveva avute su quella palla inattiva colpita di testa da Scognamiglio. E con quella girata di Pucciarelli. Pierpaolo, se ti chiami Memuscia devi dare qualcosa in più. Cioè, però. Beh, non basta. Sì, sì, è vero quello che dici tu. Quando, però, adesso Fabio è stato un calciatore per tanti anni. Quando trovi le squadre molto chiuse, che sento dire, ma non attacca la profondità. Sì, ma te la devono dare la profondità. Quando sì. Giochi, quando non c'è spazio, devi giocare rapido e bene tecnicamente, non è facile. Questo soprattutto sì. Quando ti stai giocando una stagione. Sui tre centrocampisti, Fabio, che dici? Ma io penso che in questo centrocampo Castanos e Palmiero, uno dei due sia di troppo, e l'ho sempre detto, lo continuerò a ripetere, e oggi a maggior ragione con una difesa 5 del Perugia, come diceva bene Pierpaolo, che ti concedeva pochissima profondità, chiaramente per un giocatore come Memusciai servivano una mezzala di gamba che ogni tanto allungasse, che poteva essere Busellato, e un esterno tra Galano e Pucciarelli che poteva essere Clemenza, che ogni tanto allungasse questa difesa per creare a Memusciai lo spazio tra le linee, cosa che chiaramente che con questo tipo di schieramento, con questi uomini in campo, non potevamo dargli, perché Pucciarelli e Galano sono dei giocatori forti che però vogliono la palla sui piedi, Castanos e Palmiero non hanno passo per attaccare, tra le linee, e quindi Memusciai di conseguenza ha fatto una partita deficitaria, difficile, un po' come ne sta facendo da un po' di tempo a questa parte, però oggi secondo me non è stato messo nemmeno in condizioni di potersi esprimere al meglio, che poi, come dici tu, dal punto di vista della personalità e dell'incisività in determinati momenti della partita, lui debba fare qualcosina in più, sono pienamente d'accordo con te. Senti, quanto pesava quel pallone calciato da Maniero? Perché Maniero è stato bravissimo, non era facile in quel momento. Facendomi sta domanda mi fai un assist, perché sono d'accordo con voi quando dite che Pucciarelli ha fatto una grande gara, Campagnaro è stato superlativo e Masciangelo l'ha fatto bene, ma secondo me oggi la palma del migliore in campo va data a Maniero, perché tirare un rigore di questi in una partita così decisiva in cui ti giochi la stagione, considerato che lui è stato anche un giocatore molto criticato, ci vuole una grande personalità, e quindi io secondo me gli darei la palma del migliore in campo, perché è difficilissimo tirare un rigore che vale una stagione. Anche perché aveva un peso specifico davvero rilevante in quel momento della gara. Al di là gara. Della partita che ha fatto, è stata una partita di sacrificio. Difficile, dignitosa, difficile. Come ne ha fatte. Sono d'accordo. Era molto difficile, anche se forse, essendo già sull'1-1, un pizzichino di quel peso. Però aveva fatto la stessa cosa con l'Empoli, sì, sì, no. 0-1-1-1. E sicuramente un rigore molto pesantissimo, freddo. Ma sarebbe stato ancora più pesante se fosse stato solo 0-1. Certo. Però se ci auguriamo tutti che la partita di ritorno vada in un certo modo, potrebbe essere il gol salvezza questo. E lo speriamo tutti. Andiamo a leggere qualche post prima di chiudere la trasmissione. 00:38. Marco Esposito, una curiosità secondo me sulla posizione di Memu: se Scognamiglio non la tocca, la palla va in rete. Ciao Max, ciao Marco. L'ho detto, è possibile, l'ho detto prima mentre commentavo le immagini. Stavo parlando del primo tempo, quando ha tirato forte e teso, ha calciato forte e teso durante le immagini, o la sfiora la palla, se non la sfiora l'ha presa piena. Ha colto un particolare, ha detto giusto. Marco una cosa giusta: se abbassa la testa quella palla va in gol. È vero, perché forte e teso con l'effetto giusto, poi quando calcia così Memo è una mezza sentenza sotto questo profilo. Calciavi tu
io un po' meglio. Buonanotte, buonanotte. Ci vediamo venerdì. Andiamo a leggere qualche altro. Possiamo scherzare questa sera, ma lo facciamo sempre, perché il calcio deve essere sorriso soprattutto. Magari non sempre viene apprezzato se, fai, lo so, però, se scherzi, se provi a scherzare quando il risultato non è che va bene. Però, non è che ce ne freghi molto, però, no, insomma, però, bisogna anche capire la gente. Insomma, i problemi della vita sono fortunatamente altri. Loris Voggino Mazzoli scrive: buonasera a tutti. Una semplice domanda alla quale spero che qualcuno di voi sappia darmi una risposta. Dato che non abbiamo letto di infortuni o problemi vari, il mistero Clemenza costantemente in panchina, cosa c'è sotto? Non posso credere che sia soltanto una scelta tecnica. Allora, fine primo tempo credo che fosse pronto il cambio, perché comunque se ne parlava. Sottil, anzi, ha detto qualcosa anche a Clemenza, credo di aver visto, correggetemi se sbaglio, nel corso dell'intervallo. Poi evidentemente gli eventi sono cambiati, non so, io pure mi aspettavo, devo essere sincero, nel secondo tempo subito Clemenza. Non credo che fosse previsto subito al rientro in campo. No, però c'erano le avvisaglie, però dopo 10-15 minuti, poi la partita è cambiata autonomamente. A quel punto la squadra ha cominciato a funzionare e probabilmente non sarei sentita ricambiare, sì. Anche perché se entra Clemenza devi togliere Ogalano, che ha appena fatto gol, o Pucciarelli che era stato uno dei migliori fino a quel momento. No, io mi stavo aspettando la sostituzione Clemenza per Galano, perché Galano al primo tempo l'ho visto male. Sì, e quindi ho pensato, se non avesse fatto, però sai, Galano è un giocatore che in quelle partite infatti però serviva, è uno dei pochi che può inventare un gol. È vero, però serviva la scossa, no? Sì. Perché era una partita molto piatta da parte del Pescara, cioè ci poteva anche stare una sostituzione del genere. Ma Loris ha ragione, no? Potevi anche giocare con due mediani e magari con tre giocatori dietro la punta. Tra l'altro, e giocare con potevi cambiare modulo. Io mi aspettavo quello, infatti. Infatti io pure, mi io l'ho detto a febbraio. Clemenza per Castanos, a dire la verità. Sì. Cambiamento di sistema di gioco, 4-2-3-1. Pucciarelli dietro Maniero. Assolutamente, vabbè, però non credo che ci sia sotto qualcosa, cioè chiedeva Loris, non credo, non mi pare il tipo Sottile. Io sono d'accordo con Loris sul fatto che Clemenza avrebbe meritato di giocare di più dall'inizio, però forse per caratteristiche è uno di quelli che può essere più efficace entrando a partite in corso, e poi non tutti hanno le caratteristiche per cambiare la partita. Ma soprattutto, per esempio, Fabio era uno che non ce lo vedevo tanto a entrare dalla panchina e spaccare la partita. Beh, vabbè, ma però era altre uno che giocava dall'inizio, era un giocatore di rendimento, allora un giocatore geometrico di qualità, insomma, come Bocic è uno che spacca la partita negli ultimi 20 minuti. Assolutamente. Oggi non è ancora pronto per essere titolare. Ma Clemenza fa specie perché nelle ultime due partite mi pare che non abbia collezionato neanche un minuto. A Verona ci aspettavamo. Questo sì. È più strano il mancato ingresso a Verona. Che non quello di stasera, perché stasera poi la partita l'ha rimessa in piedi. Cioè, il Pescara ha cominciato a giocare dopo il gol di Galano. A quel punto toccare la squadra stava funzionando, c'erano grossi problemi fisici. No, anche perché Pucciarelli stava facendo bene, Galano aveva appena segnato, sarebbe stato problematico magari. Ma soprattutto era cambiata la squadra. Era cambiata la squadra, è chiaro. Allora andiamo a leggere qualche altro post, speriamo di essere stati esaustivi con Loris, che salutiamo. Fabio Ganzo, comunque da regolamento nuovo la cavolata, diciamo cazzata, vabbè, si può dire, a quest'ora di Gessa poteva costarci un rigore contro se il pallone fosse arrivato in area. Detto questo, forza Pescara, i colori sopra ogni cosa, ma il presidente si mettesse una mano sulla coscienza, anzi nel portafoglio. Quindi praticamente da regolamento, se il pallone fosse arrivato in area biancazzurra, sarebbe stato rigore. Quindi il fatto che non sia arrivato... Onestamente non lo so. Perché comunque il pallone non è arrivato in area. No, onestamente. I giocatori chiedevano il rigore. Però ho sentito che i giocatori della panchina del Perugia chiedevano il rigore. Però questo particolare del regolamento, non lo conosco. Anche io ignoro completamente. E comunque, non è una bella cosa che noi giornalisti ignoriamo, poi ce lo dicono, hanno ragione. Io almeno non sono di quelli che ha ambizione di essere un tuttologo, sono delle cose che non so e bisogna dirlo. Certo. Piuttosto mi dispiace contraddire il mio amico e collega Enrico Giancarli. Cioè, perché gli ha detto? No, il fatto che Pescara è stato fermato in contropiede 4 contro 1 quando è entrato il pallone in campo. Ah, in quel momento. Il pallone è entrato quando stava attaccando il Perugia. È vero, quindi dopo è andato avanti e è stato fermato. Sì, l'arbitro se ne è accorto quando il Pescara era in contropiede, ma il pallone è entrato quando stava attaccando. Lui l'ha definita giustamente, Fabio Ganzo, una cazzata, però è stata una sciocchezza clamorosa,
perché è una cosa, insomma, che si faceva nei campi di terza categoria. Dire, io poi non so chi sia stato, è stato espulso il team manager Andrea Gessa. Tra l'altro l'arbitro è andato a parlottare con Marinelli di Tivoli, con Sottil, ma poco essere, prima di essere, espellere, guarda, può essere che essendo la notte di San Lorenzo, invece che una stella sia uscito un pallone, sia caduto un pallone autonomamente. Questo non è male. Allora andiamo a leggere qualche altro post, stiamo davvero per concludere. Io ringrazio ancora Dino D'Angelo. Allora Gianluca Bruni: ciao Massimo, vittoria sofferta da tutto sommato meritata, dopo il pareggio di Galano abbiamo reagito benissimo, siamo riusciti a ribaltarla ma non abbiamo ancora fatto niente, a Perugia guai se giocheremo per il pareggio, dobbiamo giocare come se fosse una normale partita di campionato e cercare di attaccare e perché no, di portare a casa un altro successo, ma non sarà facile, il Perugia non molla mai, dobbiamo dare tutto, Campagnaro una roccia nonostante i 40 anni e la lunga inattività. Stasera non si esulta, eventualmente venerdì se tutto andrà bene, e questo è poco ma sicuro. Grazie Gianluca, ti salutiamo e ti abbracciamo. Poi Davide Fornaro: grande Ugo, complimenti, 40 anni e non sentirli. Poi ancora, vediamo, Germano Gravina: come mai Clemenza resta a scaldare la panchina? Buona serata Germano da Cuneo. Purtroppo non lo sappiamo, non so se è stata rivolta la domanda sull'argomento a Sottil, mi pare di no. No, no. Nessuno di noi? No. Vedi, quando dobbiamo fare una domanda... Però devo dire anche che poi quando tu vinci, non ci ho manco pensato, quando tu devo vinci uno sincero. Spareggio, sì, è difficile stasera a chiedere perché non hanno sono d'accordo con te. No, magari poteva essere l'ultima domanda, magari l'ultima, sì, domanda, però a volte non lo so, forse sono io che ho un modo di fare, no, ma giornalismo, ma io un po' sono vecchio, d'accordo con te, a volte sembra veramente voler andare a provocare, cioè, nel senso non mi va bene mai sono niente, d'accordo, no, poi magari questa è una domanda che si può fare domani con calma, sì sì, questo sì, domani, ma o quando parlerà, in perfetta di nuovo, consonanza quando con te parlerà di nuovo Sottil. Andiamo a leggere qualche altro post, ne sono arrivati tanti, noi ci scusiamo sempre perché non riusciamo a leggerli tutti. Giovanni Di Girolamo: ma che cosa abbiamo fatto di male per vedere in campo uno che non può neanche fare il raccattapalle in Serie B? Certe sostituzioni danno proprio la sensazione e la voglia di autolesionismo senza pari. Io questi, chi sarebbe questo, chiedo scusa, ma io questi penso messaggi, sull'allenatore, sinceramente non riesco a tollerarli, perché ci in campo servirebbe sempre un po' di rispetto, io credo, no? Ma a chi era rivolto? Ma io credo che volesse alludere, io non so se magari sbaglio, però forse Borrelli o no? Non si non capisce, lo so. Io non lo so se è Borrelli, però insomma le sostituzioni sono state queste, le dico velocemente, tutte nel finale: 72esimo Busellato per Palmiero, 81esimo Crecco per Castanos, 86esimo Bettella per Galano, 86esimo stesso minuto Borrelli per Pucciarelli, 81esimo Bocic per Maniero. Però io sinceramente, ah, insomma, ma si riferiva a un subentrato? Ma penso di sì, perché non si capisce, no? Io credo, adesso insomma vado, cioè l'interpretazione mi sembra che sia questa, però insomma, si può anche dire, no, magari esprimere un concetto senza, no, offendere, io penso che sia. No, ma anche, però, perché, anche perché poi Giovanni sa benissimo che, credo sia Giovanni, sì, no? Giovanni sa benissimo che nel calcio è tutto molto aleatorio, perché Borrelli io capisco che possa non piacere, un giocatore a volte sgraziato, però poi i fatti dicono che il miglior Pescara dell'anno è stato quando ha giocato Borrelli titolare, sì, quando Zauri aveva provato, no, il modulo col doppio trequartista. Poi, cioè, sarà anche il giocatore più scarso di tutti, però il miglior Pescara, certo, si è visto con lui titolare. È vero. Oh, e Borrelli era sempre lo stesso. Questi sono i fatti. Andiamo ancora a leggere qualche altro posto. Sei d'accordo su questo, Fabio? Insomma, bisognerebbe, no, cercare sul di fatto essere, che ci voglia il rispetto, no? Sono il primo a dirlo e sostenerlo da sempre, nonostante che sia stato uno che spesso l'ha criticato, Borrelli, però. Chiaro, la critica ci sta, poi insomma andare oltre, no, non è mai giusto. Meritiamo la C punto, scrive Roberto Antonacci. Questo due ore fa, credo, quando il Pescara forse era in svantaggio, non lo so, però 5 minuti fa Fabio Pelagatti: il cuore oltre l'ostacolo, un buon risultato, ora a Perugia non facciamo lo stesso errore di Verona col Chievo di difendere soltanto. Vediamo un po' l'altro, Pierluigi Di Matteo: Clemenza in panchina è un'offesa al calcio, a Perugia meglio giocare con brevi linee davanti visto che hanno 3 spilungoni e giocare palla a terra, anche Masciangelo merita di giocare, invece è lasciato quasi sempre in panchina. Ancora per esempio, scusami, ma sì, fatti giocare con i brevi linei
da un certo punto di vista può essere un vantaggio, ma dall'altra, ad esempio, cioè, stasera la sostituzione di Borrelli in queste partite molto equilibrate, se togli Maniero ti viene a mancare un saltatore, chiaro, ma anche, sulle palle, ma anche inattive, per tenere palla, per cercare, no, di tenere, ma, palla, ma, no? Ma anche sulle palle inattive, perché le palle inattive oramai, sì, decidono. Però dico, la logica è anche quella: quando tu riparti, magari tieni palla, fai salire la squadra. Cioè, voglio dire, siamo all'ABC. Oggi, se poi magari togli, se ci riesce bene. Se non... Oggi, se tu togli Maniero, il Pescara aveva come saltatori Campagnaro e Scognamiglio. Sì, sì, loro portano su almeno tre centrali molto forti fisicamente, più un centravanti come tra Falcinelli l'altro, o Iemmello. Però, siccome era prevedibile una pressione finale del Perugia, magari quando rinvii il pallone tu tieni palla e cerchi anche di far salire la squadra. Io credo che fosse questo l'intendimento. Ma quello lo potrebbe fare anche un giocatore che non è una punta centrale, più bravo tecnicamente. Secondo me, dove è proprio. Il fatto che non ce l'hai, dove è proprio. Teoricamente può mettere anche Clemenza davanti. Beh, vabbè, voglio dire, cioè, se devi mettere uno che la tiene su, no? Magari prende qualche punizione. Secondo me la cosa più importante invece è proprio sulle palle inattive, perché lì a un certo punto tu potevi rischiare soltanto, come era successo a noi a Verona col Chievo. No, anzi, c'è da dire che Bocic, che è entrato nei minuti finali, è stato provvidenziale. Su un cross a ritroso di Melchiori, che aveva fatto un corpo a corpo straordinario con Campagnaro, era riuscito ad uscire fuori da una situazione oggettivamente molto ma molto difficile. Palla indietro, velo di Buonaiuto, conclusione di Carraro dal limite, bravissimo Bocic a sporcare la traiettoria. E quelli, quella era una potenziale occasione da gol. Quelli sono, quando si dice i dettagli, ecco, quello è un dettaglio che ti fa vincere o non vincere una partita. Che i dettagli, sembra che uno dica una cosa che cade dal cielo, no, i dettagli sono quando tu fai le cose per bene non 90 volte su 100 ma 99 o 100 volte su 100, assolutamente. Vuol dire che non se tu ti butti a corpo morto e fai uno scatto in più per arrivare a quel contrasto, hai fatto bene un dettaglio che magari non ti ha fatto prendere gol in quel momento. Non c'è dubbio. Allora, Alfredo Di Francesco, non possiamo non chiudere con Alfredo Di Francesco, che è un amico. Finalmente un secondo tempo degno, belli, reattivi, propositivi. Ti volevo chiedere, ma nei play-out i gol in trasferta valgono doppio? No, la risposta secca. Ossia, nella malaugurata ipotesi di 1-0 per il Perugia, noi siamo fuori? No. A parità di gol realizzati al termine dei 180 minuti, questa è la regola, supplementari ed eventuali calci di rigore. Perché questo? Perché le due squadre hanno chiuso la stagione regolare con lo stesso punteggio, 45 punti. Riassumendo, il Pescara si salva se pareggia o vince, vai supplementari se perde di un gol, il resto non lo vogliamo dire. Questo è scontato, se perde di un gol, voglio dire, ai supplementari, perché bisogna fare la somma, se perde di un gol è chiaro, se invece dovesse perdere con due gol di scarto, speriamo di no, purtroppo sarebbe Serie C. Mezzanotte e 50, ho detto bene, no? Perché sì, poi siamo in un orario un po' particolare. Ah, devo terminare il messaggio di Alfredo. Comunque non bisogna andare alcuni passivi aspettando. Forza Pescara sempre. Se mi permetti, unica nota stucchevole: i commenti del presidente sul settore giovanile. Se andiamo in C è difficile che ci prestino giocatori. E questo è l'unico progetto. Bando alle polemiche, godiamoci questa vittoria e forza Pescara. È tornato il presidente sul discorso, no? Se si va in Serie C hai meno appeal, se vuoi chiedere ai giocatori, questo un po'. Non mi fa fare polemiche con Sebastiani, anche stasera che abbiamo rivinto una partita. No, lo ha detto Alfredo, no, l'ha scritto Alfredo Di Francesco, chiedevo a te un parere. Mi guardavi come per dire, come se aspettassi una. No, per carità, una stoccata. Me ne guardo adesso, bene. Adesso è il momento di pensare. Sono d'accordo con te, sono assolutamente d'accordo con te. Poi faremo le debite considerazioni a fine. Le cose che dovevano essere dette sono state già dette. E sono sempre. Sono argomenti triti e ritriti, ci siamo anche stanchi. Adesso in bocca al lupo alla squadra dopo il 2-1 di oggi, una grande prova di carattere, un grande secondo tempo, il Pescara che a fine primo tempo era praticamente in ciclo, il gol di Juan poi ha ribaltato la situazione grazie ai gol di Galano e di Maniero sul calcio di rigore. Venerdì ore 21 il return match a Perugia-Pescara, poi noi ci saremo come sempre, terzo tempo live, la vigilia di Ferragosto, ore 23 con Pierpaolo Marchetti e Fabio Ferraresi. Pierpaolo Marchetti è impegnato venerdì oppure non può lo so, partecipare. Ma cercherò di impegnarmi. Ma io già ho detto che ci sarai, cioè non posso fare brutta figura, ho fatto malissimo. Fatto vabbè. Molto male. Vedremo.
Lo scopriremo solo vivendo. Bravo. Grazie a Pierpaolo Marchetti, grazie a Fabio a Ferraresi, grazie al nostro Dino D'Angelo, a voi tutti una buona e serena notte soprattutto. Grazie e buona serata.